In questa lezione imparerai le frasi più comuni per invitare, accettare o rifiutare un invito. In modo informale, da usare con amici e parenti, usando il tu, e anche formale, usando il lei. Quando facciamo un invito, chiediamo a una persona di andare da qualche parte, di fare qualcosa con noi. Impareremo tutte queste frasi con degli esempi. Vediamo qui alcune frasi che possiamo usare per invitare qualcuno. Vieni, informale con il tu. Viene, formale con il lei. Vuoi venire? Informale con il tu. Vuole venire? Formale con il lei. Che ne dici di? Informale con il tu. Che ne dice di? Formale con il lei. Ti va di? Informale con il tu. Le va di? Formale con il lei. Frasi che puoi usare per accettare un invito. Sì, grazie, con piacere. Certo, molto volentieri. Perché no? D'accordo. È un'ottima idea. È molto gentile da parte tua. Informale con il tu. È molto gentile da parte sua. Formale con il lei. Vediamo qui alcune frasi per rifiutare un invito. Mi dispiace, ma non posso. Ti ringrazio, ma non posso. Informale con il tu. La ringrazio, ma non posso. Formale con il lei. Purtroppo non posso. Mi dispiace, ho già un altro impegno. Magari un'altra volta. No, grazie, devo. Claudia vorrebbe fare una passeggiata con Francesca. Claudia invita e Francesca accetta. Andiamo a fare una passeggiata? Certo, molto volentieri. Claudia usa il verbo andiamo per invitare Francesca. Francesca risponde certo, molto volentieri, perché vuole accettare l'invito di Claudia. Certo, con il significato di sì, sicuramente, e volentieri perché lei è felice e contenta di accettare l'invito di Francesca. Francesca accetta l'invito di Claudia ed è molto felice di fare una passeggiata con lei. Claudia vorrebbe fare una passeggiata con Francesca. Claudia invita e Francesca rifiuta. Andiamo a fare una passeggiata? Mi dispiace, ma non posso. Claudia invita Francesca, ma questa volta Francesca non accetta. Claudia usa andiamo per invitare Francesca. Francesca risponde mi dispiace, ma non posso. Lei si scusa perché non può accettare l'invito. Francesca
non accetta l'invito di Claudia, si scusa con lei, ma non ha la possibilità di accettare. Elena vorrebbe andare in centro a fare spese con Antonio. Elena invita e Antonio accetta. Che ne dici di andare a fare spese in centro? Sì, perché no? Elena invita Antonio ed usa la frase "che ne dici?", cioè che cosa pensi di andare a fare spese in centro? Antonio risponde "sì, perché no?". Perché no è una domanda retorica per esprimere approvazione e accettare. Antonio approva l'idea di Elena e accetta l'invito. Elena vorrebbe andare in centro a fare spese con Antonio. Elena invita e Antonio rifiuta. Che ne dici di andare a fare spese in centro? Magari un'altra volta. Elena invita Antonio usando la frase "che ne dici?". Antonio risponde "magari un'altra volta". Magari ha il significato di forse, un'altra volta ha il significato di un altro giorno, in futuro, non oggi. Antonio non approva l'idea di Elena e rifiuta l'invito. Stefania vorrebbe andare al cinema con Filippo. Stefania invita e Filippo accetta. Vuoi venire al cinema stasera? Certo, è un'ottima idea. Stefania usa la frase "vuoi venire?" per invitare Filippo. Filippo risponde "certo, è un'ottima idea", cioè un'idea molto buona, buonissima. Filippo pensa che l'idea di Stefania sia molto buona e accetta il suo invito. Stefania vorrebbe andare al cinema con Filippo. Stefania invita e Filippo rifiuta. Vuoi venire al cinema stasera? Mi dispiace, ma ho un altro impegno. Stefania usa la frase "vuoi venire?" per invitare Filippo. Filippo dice "mi dispiace, ma ho un altro impegno", cioè ha un'altra cosa da fare. Filippo deve rifiutare l'invito di Stefania perché ha altre cose da fare. Pietro vorrebbe invitare Marcello a cena. Pietro invita e Marcello accetta. Viene a cena da noi stasera? È molto gentile da parte sua. Pietro usa "viene" per invitare Marcello in modo formale. Marcello risponde "è molto gentile da parte sua", perché secondo lui Pietro è gentile ad invitarlo. Marcello pensa che Pietro sia molto gentile ed accetta il suo invito. Pietro vorrebbe invitare Marcello a cena.
Pietro invita e Marcello rifiuta. Viene a cena da noi stasera? La ringrazio, ma non posso. Pietro usa viene per invitare Marcello in modo formale e Marcello risponde: la ringrazio, ma non posso. Ringrazia in modo formale Pietro e non accetta. Marcello ringrazia Pietro, ma non può accettare l'invito.